meglio se proseguiamo, fratello. Non penso che abbiamo gli strumenti giusti. È così alto. L'altra volta siamo arrivati dalla cima. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Pare che sia sigillato da molto. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, ora vai tu. Sfortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. In realtà, gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio? Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì, sì! Tyr, tu continua a spingere! Bravo, Atreus. Entriamo? Cosa ci fa la statua di un elfo oscuro qui? Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra. Prima che scoprissero il potere della luce. Luce solida. Alcune cose non cambiano mai. Sopra la porta c'è un cristallo di luce. La pietra conferisce un po' di luce alla tua ascia. Davvero utile. Cos'è stato? Non ha senso rovinare la sorpresa. Wow! Il lago delle anime non è mai stato così instabile. Già, è colpa del Fimbulwinter? Certo, rende la luce instabile. Quindi il fondo del pozzo di luce è il lago delle anime? Sì. Dopo la creazione dei nove regni, le anime cadute iniziarono a radunarsi in queste acque. Quando gli elfi scoprirono il suo potenziale, costruirono questo tempio per sfruttarne l'energia. Molti diventarono dipendenti dal loro nuovo potere. Così nacquero gli elfi chiari. Fatto. Anche se immagino che gli elfi chiari non ne saranno felici. A
a proposito di elfi chiari. Lascia che gli parli di nuovo. Potrebbero... Meglio lasciarli fare quello che stanno facendo. Schiaffa! Occhio a sinistra! Povere anime. Strano. Hanno attraversato i ponti di luce, che ora però sono spariti. Ho un'idea per attraversare. Per fortuna, pur avendo rinunciato alla violenza, può ancora distruggere qualcosa. Di qua, l'altare c'è sempre. Il tempio è diverso da come lo ricordavo. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Grande. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Altra pietra crepuscolare. Migliore per raggiungerla.
Forse non è una buona idea. Ehi là, amici, salve! Non vogliamo farvi del male! Te, indietro! A destra! Oh!
perché combattono. Gli elfi scuri vogliono che le anime nella luce vengano lasciate in pace. Quelli chiari vogliono sfruttarle ancora. Sì, è esattamente così. Allora, chi ha ragione? Non è così semplice. E non sta a noi deciderlo. È un conflitto elfico. Ho detto la stessa cosa quando eravamo ad Alfheim. Ok. Hanno creato un sacco di porte di luce. Fortificazioni. Già, non vorrei che gli elfi scuri prendessero il controllo. Chiappa! Ora possiamo proseguire. Occhio a destra! Mimir, li capisci questi poemi? Oh, c'è sempre un significato se guardi bene, fratello. Dipende da quello che ci metti tu. Lascio fare. Un altro a sinistra. Scudo, fratello, usalo! Ah!
schiaffo! Dall'altra parte. Wow, Tyr salta bene. Chi Alfa! Questo mistico non ci vede. C'è della pietra crepuscolare. La pietra crepuscolare è come altro, allora. Da lì non... Ah, ho capito. Un'altra cassa. Ci sta arrivando. Non ho mai visto gli elfi chiari avere così tanto controllo del tempio. Credo sia colpa nostra. Deve esserci un nuovo guardiano del tempio, la controparte di Svartagliofur. Il re degli elfi scuri. Ora anche lui è nella luce. Ha!
seguire di qua. Padre, di qua! Arrivano! Fate ciò che dovete. Nemico a sinistra! Questa statua, questi cristalli, li ho visti anche addosso agli elfi. Mi chiedevo, e se questa statua cadesse sul lavoraggio? I cristalli creano ancora i ponti di luce e ora gli elfi chiari li indossano. Intelligente. Ci siamo quasi. Permetti? Inizio a credere che gli piaccia vandalizzare cose. Tra un po' lo vedremo rompere anche i vasi. Continuiamo? Beh, almeno ci stiamo avvicinando. Vedete? Lassù? Sembra anche più alto da qui. Non riesco a credere che fosse tutto qua giù. Ah, le norne. Perché insistono con queste prove frustranti? Dovresti saperlo meglio di noi. Non ricordo l'ultima volta che ho fatto visita alle norne. E non mi interessa. Facile, eh? Thank you.
Ehi, laggiù! Ricordavo così luminoso. Un'altra porta di luce. Sullo scudo della statua c'è una pietra crepuscolare, ma l'angolazione non va bene. Pensi sia possibile impedire agli elfi di combattere tra loro? Se Freyr avesse abbandonato il regno, forse ci sarebbe la pace, ma ora... La colpa è davvero solo di Freyr? Questa guerra ha avuto inizio molto prima di lui. Ma lui poteva guarire questo regno e porre fine alla guerra. Ha fatto una scelta. Quella sbagliata. Forse per Alfheim, ma non per lui. Beh, abbiamo tutti il diritto di seguire la nostra strada, a prescindere dalla destinazione. Sono sicuro che si possa posizionare bene con un po' di distruzione mirata. Thank you.
Capito, le ali sono collegate qui dietro. Vedo qualcosa lassù. Vedo qualcosa lassù. Padre, lassù. Lassù. Thank you.
padre, lassù. Padre, lassù.